Ciao a tutti e tutte, sono Jaromil di Dineorg e vi presento un nuovo progetto, una virtual machine e un DSL, un domain specific language, quindi un linguaggio specifico a un dominio d'uso, che non ha molti uso, ha solo quell'uso, che è frutto di un lavoro abbastanza intenso, è l'ultimo progetto sul quale mi sono buttato. Il terzo, probabilmente il quarto progetto scritto in C di queste dimensioni, che mi ha appassionato molto fin da novembre nella scrittura del codice e già da prima nel concettualizzarlo. E, prima di tutto vi introduco un po' il contesto dal cui viene questo software. Dineorg è un'organizzazione non a scopo di lucro, una fondazione che ho contribuito a cofondare assieme a tanti e tante altre presenze più o meno pubbliche nel nostro gruppo di hacker. È una comunità che risale al 94 già in Italia, quando ci furono i primi esperimenti di Radio Cybernet, questa radio online, che fu una delle prime radio a fare streaming online, dal Freaknet, dalla Sicilia, laddove c'è ancora oggi un museo che tutti quanti cerchiamo di mantenere anche con tante donazioni, sono benvenute le donazioni, con tante iniziative, ed è un museo dell'informatica funzionante che è diretto da Gabriele Zaverio, molto popolare come asbesto molesto nella nostra comunità. E siamo andati avanti così dal 94 a scrivere software. Uno dei primi software per lo streaming fu Muse, un software per fare streaming online di radio e queste cose qua. Da circa 2010-2011, in quanto comunque molti di noi sono coinvolti anche nella scrittura di software che lavora con la crittografia, quindi fare crittografia applicata per la privacy in contesti soprattutto di attivisti, in contesti in cui persone hanno bisogno di tenere alcune cose al segreto, private. E ci siamo buttati, non solo io, sulla programmazione di software crittografico. Un wrapper, una cosa un po' divertente che si usa ora su Linux, è Tomb, per esempio, se ve lo andate a cercare, è un sistema che usa Crypt Setup per mettere dei file dentro una cartella. E così via. Dal 2011 quello che è successo è una roba allucinante. Ovviamente avete tutti sentito parlare di Bitcoin, qui ci sarà Guido Dassori che viene a fare un laboratorio permanente, da quanto ho capito. È esploso, e con questo non voglio dire nulla in merito all'aspetto finanziario di questi fenomeni, ma è esplosa completamente la scena cripto. E oggi cripto come terminologia si usa per indicare soprattutto le monete crittografiche, ma in realtà è proprio la crittografia che ha avuto un incentivo a crescere enorme, soprattutto, specifico proprio dal 2010, dalla scoperta di queste curve Koblitz o curve ellittiche che stanno permettendo, negli ultimi 6-7 anni, di rivoluzionare molte caratteristiche dei sistemi crittografici che esistono. Sto parlando di una crittografia che è più efficiente, che permette di fare molte più cose, non solo con le monete crittografiche, ma c'è un mondo dietro di cose che possiamo fare con questo tipo di evoluzione. Io personalmente mi sono coinvolto assieme al nostro team ad Amsterdam in un progetto europeo che ci è stato assegnata come ricerca da 2 anni, che si chiama Decode e che mira a comprendere e sviluppare modi di dare a persone, a partecipanti in un sistema, più controllo sui loro dati. Quindi l'idea è proprio quella di non avere più aziende che devono immagazzinare dati su un database e quindi creare anche dei silo di dati che poi non beneficiano neanche la creazione di nuovi servizi, perché ovviamente non c'è nessun incentivo per cui Airbnb dovrebbe condividere le sue informazioni con una piattaforma che fa competizione. Scusate se parlo lentamente e un po' male l'italiano, però queste cose le faccio sempre in inglese, ma bello e rinfrescante di farle
E fondamentalmente abbiamo cominciato 2 anni fa a ricercare varie cose, vari esperimenti, blockchain, cioè distributed ledger technologies, cose del genere, per arrivare anche alla creazione di un sistema operativo, per microservizi, peer-to-peer, che funziona come, costruendo una rete di hidden services dentro a Tor, per ora. Pensiamo anche di portarlo su varie altre piattaforme. È interessante, abbiamo analizzato anche le direttive della GDPR per arrivare a questo tipo di prodotto, comprendendo che comunque i log di IP, tante informazioni che comunque vanno in onda in rete e sono reperibili, costituiscono dati privati. Quindi per realizzare un sistema dove comunque c'è solo il trasferimento consenziente di dati, abbiamo dovuto coprire quelle che sono le connessioni. Quindi application level, dentro l'applicazione sa chi si connette a cosa, perché è consenziente come connessione, ma al di fuori dell'applicazione nessuno sa o riesce a capire come vanno le connessioni. Tutto questo va avanti, ovviamente con tanta crittografia, e in particolare in questo caso abbiamo visto davvero il grosso potere delle curve ellittiche, perché abbiamo cominciato a usare Tor, collaborando con un progetto di Tor che si chiama STEM. Adesso ci sono dei sottoprogetti che fa anche un'analisi di rete e vari altri esperimenti. Abbiamo provato proprio a usare la crittografia con curve ellittiche, e abbiamo misurato comunque delle velocità molto, molto più forti. Ho avuto anche la fortuna di parlare con Digledine proprio una settimana fa, e mi ha confermato che comunque le curve ellittiche entreranno dentro Tor, e ci saranno scenari, diciamo, di velocità molto maggiori, anche per dati più pesanti. Questa è una cosa che in generale diventerà possibile con la crittografia e curve ellittiche. Andando avanti nella mia ricerca, mi sono lanciato su questo componente qui, a sviluppare Zenroom, scusate se questa è in inglese come slide, perché ho pensato che comunque fare una VM, cioè isolare l'ambiente in cui queste computazioni avvengono, è una mossa vincente per vari motivi. Uno dei principali è avere un'esecuzione controllata, che una VM fa: prende dei dati in input, è molto semplice come concetto, li butta fuori in output. Questo oggetto qui, questa VM, questa scatola, ha dentro un set di molto semplice di comandi, quindi un linguaggio, un DSL, ristretto a quel dominio, che permettono di attraversare basi dati enormi e anche complesse. Quindi immaginatevi basi dati ad albero, JSON, con key value, dizionari, come li potete chiamare, tables. Prenderli, modificarli e tirarli fuori. Nel fare questo, la VM non deve avere nessun accesso a nulla, cioè deve essere completamente deterministica. Tra l'altro, la VM deve poter bloccare qualsiasi accesso al generatore di numeri casuali. E queste sono anche condizioni che mi hanno portato proprio a studiare l'approccio alla VM, che sono condizioni dettate dallo use case delle blockchain. Se noi abbiamo un distributed ledger, cioè le famose blockchain, una delle cose fondamentali per realizzare la provability, per rendere un fatto, un dato di fatto, una computazione, è che chiunque può connettersi in qualsiasi momento a quella lista di risultati e di input, e verificare che la computazione è stata fatta correttamente. Per farlo non ci può essere random, perché ovviamente io non so qual è il tuo dato casuale che hai usato, il tuo numero casuale che hai usato. Quindi deve essere tutto sulla blockchain. Di solito nelle blockchain si usa l'hashing dei blocchi precedenti o del blocco stesso per ricavare uno pseudo random. In questo caso mi sono buttato dentro a questa avventura anche perché sono stato fortemente ispirato da un pool di ricerca interno allo IETF,
che si chiama LANGSEC. Se vi andate a vedere, langsec.org, in particolare la leader è Meredith Patterson, una ricercatrice in linguistica computazionale, ha fatto degli statement, ha preso una posizione abbastanza forte su quello che è la sicurezza oggi e come si concepisce, come si concepiscono i sistemi sicuri oggi. E uno degli argomenti principali è l'ANGSEC, per farla corta ci sono già tre conferenze e vari paper accademici, è che molti sistemi, la superficie di attacco maggiore in tutti i sistemi è il parser. Se noi lasciamo aperta questa possibilità, ma anche questa necessità di scrivere parser costantemente, abbiamo tanti programmatori che scrivono tanti parser diversi, ci saranno costantemente sempre tanti problemi, soprattutto parser di regular expressions e di altro tipo. Non servono molti esempi, pensiamo a quello che è successo a SQL con vari, in vari contesti, eccetera, eccetera. Per il parsing, lei stessa si è messa a sviluppare una libreria che vi invito a guardare, molto interessante, che si chiama Hammer, libhammer, che è una libreria parsing byte per byte. E la potete usare proprio per fare un parser sicuro, ci sono alcuni accorgimenti e io spero di utilizzarla in futuro per Zenroom, un futuro in cui immagino ogni cosa che entra e esce da Zenroom viene parsata da questa libreria e comunque per ora sto usando Lua, come avete intravisto da alcune slide. E Lua perché? Lua è un linguaggio implementato in C99, molto compatibile, molto portatile, molto piccolo, fantastico secondo me, ti permette anche di sviluppare il memory manager e soprattutto mi fornisce questo syntax parser, questo syntax direct syntax parser, che è il parser di sintassi diretto, quindi la semantica la metto io, la semantica. Si può aggiungere a Lua, ma la sintassi viene analizzata da questo linguaggio qui. Perché ho adottato Lua reputandolo molto sicuro? Perché è il linguaggio che hanno usato per World of Warcraft, per esempio, per scriptarlo. Cioè, secondo me una superficie d'attacco come quella è difficile veramente esperienzarla nel mondo. C'ho il clicker. Quindi sì, questi sono un po' le coordinate del progetto. Quelli sono dei siti web dove potete andarvi a vedere subito, se volete, se vi prurono le mani, da dove si scarica, in che cosa sono scritte le cose. Il terzo elemento per darvi una coordinata è la libreria crittografica che ho scelto e che mi ha aiutato a scegliere George Danesis, che è un crittografo che lavora con l'università UCL, l'Università College di Londra, con cui stiamo lavorando in Decode Project, e mi ha raccomandato proprio di guardarmi. Milagro, mi è piaciuta moltissimo come libreria. George ha anche una bella esperienza, lui è l'autore di Petlib, che è la libreria, sono i binding Python per OpenSSL, che è la libreria più usata in crittografia in questo momento perché fornisce molti primitivi crittografici. Milagro è riuscita a riprodurre tutti questi primitivi crittografici in una libreria anch'essa scritta completamente in C99. Hanno fatto anche altre implementazioni compatibili in altri linguaggi, Java, JavaScript, eccetera, eccetera, ma a me non interessano molto e vi spiegherò perché. Mi interessa girare su JavaScript, ma non penso che l'approccio sia riscriverlo, l'approccio meno codice. E non fa nessuna allocazione di memoria, una cosa abbastanza bella, cioè, riesco comunque a tracciare tutti gli alloc di questa libreria, è molto contenuta, molto poco invasiva, compila su vari target embedded ed è di fatto è stata incubata dentro ad Apache ed è di fatto la scelta dell'Apache Foundation per una libreria che faccia crittografia per l'IoT, cosiddetto, quindi per l'Internet of Things, quindi una libreria. Un set di primitive crittografiche e anche un po' più avanzate, perché c'è anche la Diffie-Hellman, c'è cioè ASGCM dentro e altre cose, che girino su bare metal, su cose molto piccole. Questo funziona.
E dunque vi vado a illustrare un po' più addentro le parti salienti di Zerrum, che penso siano, che descrivono un po' il progetto e vi danno un po' un'idea di come si può usare. Prima cosa è una virtual machine, può girare anche senza kernel. Unikernel dentro a seccomp, quindi se lo lanciate su Linux fa un sandboxing automatico come quello di Chrome, per capirci, con l'estensione seccomp di Linux che c'è da un bel po' di tempo. Perché? Perché non ha accesso né al file system né alla rete. Questo lo dichiaro io, poi ti leggi il codice e lo verifichi, ma comunque con seccomp è un meccanismo del kernel che ti permette più o meno di stabilirlo. Noi la usiamo in DecodeOS anche con la patch GRSec, la community patch di GRSec su DecodeOS, e insomma ci sono vari ambienti in cui potete provare a garantire che un software non accede né al file system né alla rete. Lo dichiariamo e lo dimostriamo. Il payload è di 2-3 MB, dipende dal target, quindi è molto piccolo, si può mettere esso stesso sulla blockchain addirittura. È un IP, cioè un utilizzo della memoria, che sta intorno ai 512K. Quindi diciamo che può girare su un chip abbastanza piccolo. Ed è un obiettivo del progetto, comunque, quello di avere una VM, quindi di avere proprio un kernel build che possa andare a fare queste trasformazioni. Prende tre input. Sono gli unici buffer di input che prende Zerum. Voi la eseguite, l'API è semplicissima, non c'è un API perché è un linguaggio, e questa è una delle posizioni del progetto LangSec. Basta fare API, facciamo linguaggi con il parser dedicato a quel tipo di cosa, magari non va bene per tutto, però in questo caso, e prende tre input. Quindi l'API, la call API è una, Zerum exec. Gli passate tre buffer, uno è il codice, uno sono le chiavi e uno sono i dati. Perché dati e chiavi sono separati quando potrebbero essere insieme dentro a un JSON? Per esempio, il programmatore chiamante, l'applicazione chiamante potrebbe mischiarli dentro un solo JSON. Perché in realtà nel richiedere che ci sia un solo buffer mischiato a monte, noi comunque introduciamo delle pratiche, richiediamo delle pratiche da parte del programmatore che sta usando Zerum che non sono molto sicure. Cioè tu stai prendendo dati e chiavi che spesso e volentieri, mi auguro, sono protetti in modo diverso. Le chiavi probabilmente hanno un livello di protezione altro, hanno magari una permanenza di un altro tipo sulla memoria, come il Linux Keyring, che è un'implementazione molto recente, che sta usando Crypt Setup 2, che mette già le chiavi in memoria in un'area un po' più protetta, su cui il kernel prende un po' di accorgimenti. Quindi non si richiede al chiamante di mischiare quelle che sono dei canali di comunicazione che potrebbero provenire anche da database diversi, da device diverse. Le chiavi potrebbero essere proprio fisicamente, e dovrebbero essere fisicamente, in un altro posto. Quindi non si richiede al chiamante di mischiare questo tipo di cose, ma tu le dai a Zerum e ti riescono due canali fondamentalmente, standard output e standard error. Lo standard error sono dei messaggi con un debug level, lo standard output è quello che tu vuoi che vada a schermo, che si print. Cosa fa? Sono le ultime tre righe, di fatto esegue operazioni su numeri molto molto grandi. Le operazioni su curve ellittiche richiedono veramente numeri enormi, dai 256 byte in su. Facilita operazioni su strutture di dati complesse, ha delle funzioni che sono ispirate a linguaggi funzionali come il Lisp, per cui si possono fare delle map o si possono fare, insomma, degli iteratori, e si può programmare in modo un po' più data-centric. Se abbiamo a che fare con i dati, io vi invito tantissimo a guardare il Lisp, per chi non se l'è guardato finora. È un bellissimo linguaggio che permette di fare tante altre cose con i dati. È più elegante, diciamo. Poi implementa i primitivi crittografici che andremo a vedere, diffie-hellman, eccetera. Ho anche una lista di contributor, sono molto contento del fatto che da quando, considerate, è iniziato a novembre questo progetto, da novembre ad agosto, quindi meno di un anno, ho già ricevuto vari contributi.
clienti da due aziende con cui lavoriamo anche, Thinkful e ThoughtWorks, e poi c'è dentro Puria che fa parte del nostro team, Parazid, e due italiani che stimo tantissimo, Enrico Zimuel, che è un esperto di crittografia e ha scritto anche un libro recentemente pubblicato, e Daniele La Camera, che è molto conosciuto anche qui come Daniel Linux, che ha contribuito proprio il supporto per SecComp. Daniele ha appena pubblicato un libro molto bello per PactPub, Linux on Embedded Systems. Cosa sono le curve ellittiche? È una cosa che io non vi spiegherò ora, però vi faccio vedere un po' la formula e vi dichiaro, io non sono un matematico, non sono un crittografo, faccio crittografia applicata, sono un programmatore, quindi io queste cose le capisco fino a un certo punto. Devo partire più dall'uso che se ne fa che dalla teoria. E così sto percorrendo questo cammino assieme a altri che ne sanno più di me e che mi spiegano, che ci spieghiamo, e che proprio grazie a Zenon abbiamo cominciato a prototipare assieme questo tipo di schemi crittografici. In breve, quello che io capisco da questa equazione è che esiste comunque uno spazio in cui è possibile sviluppare un'aritmetica, quindi è possibile avere delle operazioni aritmetiche che hanno delle features anche abbastanza comuni, hanno la commutatività, eccetera, eccetera, e tenendole in quello spazio, lo spazio di una curva ellittica, che può essere più o meno valida, quindi va scelta bene, si possono fissare dei punti che hanno relazione tra di loro. E ogni punto ha una x e una y. Alcuni hanno, in alcune notazioni, la Montgomery per esempio, c'è una z, perché la curva ellittica in realtà non è una curva, per immaginarsela meglio ce la potremmo immaginare come un toroide. E in un toroide ci sono sempre due punti, uno sopra e uno sotto, quindi quello è diciamo, il segno. E si possono fare cose abbastanza allucinanti, come reimplementare RSA, quindi uno standard di sicurezza che è già ritenuto abbastanza sicuro, in molto meno spazio. Quindi le chiavi, già se l'avete usata, se avete adottato la più famosa, è la Edwards 25519, che è la curva ellittica che ha adottato SSH. Se voi generate una chiave di SSH con ED 25519, come algoritmo vi restituisce una chiave che sta su una linea sola. E è quasi una magia, perché uno si chiede, ma no, mi servono 4096 bit con RSA, 2048 sono pochi, cioè dipende, io sono paranoico, mi sono modificato GPG per avere la chiave 8K, cioè cominciamo ad andare su grandezze molto ampie. In realtà con le curve ellittiche si può stare su veramente grandezze ridotte. E niente, quindi abbiamo questo lab alle 21:21, lì fuori dove possiamo fare più cose. Questo talk era di 15 minuti, io l'ho presa comoda, me la sono presa abbastanza comoda, direi. Se volete vi faccio vedere un attimino un esempio, così faccio vedere veramente cosa potete farci. Dunque, dove ce l'ho l'esempio? Allora, se voi andate sul sito web Zenroom di Neorg, poi, come lo faccio in grandi? Sì. Se andate sul sito web Zenroom di Neorg/demo, trovate una demo della Zenroom, ancora prima sulla schermata sul primo sito, vedete che potete scaricarla per Windows, per Mac, per Linux, abbiamo delle build per iOS e Android già fatte, molto portabile, tutto C99. E una cosa molto bella che ho capito quasi subito è che questo il C99 compila molto bene per JavaScript, cioè è un compilatore che si chiama mScripten, che è una modifica di LLVM, quindi di C-Lang. C-Lang è un compilatore C costruito sul framework LLVM, che è un framework per fare compilatori, e un genio maniaco
di cui ora mi scuso, non ricordo il nome, ha programmato una cosa che si chiama Emscripten, che fondamentalmente sta creando molto visibilio nel mondo della programmazione web, perché permette di far girare, di compilare C anche C++ in JavaScript e farlo girare una cosa che ora i browser stanno mettendo dentro, che si chiama WebAssembly, cioè diciamo il trademark, il produttino, l'hype è il WebAssembly, e si vedono cose soprattutto sul 3D che stanno nascendo, cioè tu apri il sito web e ti gira il gioco già, quindi un gioco viene fornito, non lo scarichi neanche più, ti gira proprio dal web, cominci a prendere gli asset in rete, eccetera. Sì. Emscripten. Lo scrivo qui. Così si chiama. Mi sono divertito perché la maggior parte di gente lo usa per farci cose grafiche. Mi è venuto in mente, ma perché non ci compilo una macchina crittografica? Perché l'ho fatto soprattutto perché soprattutto perché si può fare a quel punto crittografia end-to-end, che è una cosa che si dovrebbe sempre fare, perché cioè, se abbiamo la crittografia non ha senso mettere le chiavi dentro un server, ha senso crittografare dal ricevente a chi manda il messaggio. Non ha senso, non c'è necessità di avere intermediari perché dovremmo averli. Siccome la maggior parte di gente usa il browser anche per fare l'email, ma per fare tante altre orribili cose in rete, siccome non è ancora arrivato Baffone e non abbiamo ancora stabilito che solo il woofer può essere usato da tutti e basta, allora cerco di tenere un altro approccio, un po' più liberale, e entriamo dentro il browser noi. Quindi quando fate girare questa demo, fondamentalmente quello che succederà... Non sono online, quindi con pazienza ora metto online. Quello che succederà è che... come mai non le ha caricate? Vabbè, lo facciamo alle 21. Qui potete andare a selezionare degli esempi, degli script di esempio, che io vi faccio vedere invece dal mio terminale a questo punto. Degli script di esempio molto facili da eseguire dentro al web che fanno delle operazioni. Ora ve le faccio vedere. Per esempio, questo è uno script già molto più criptico, di crittografia stiamo parlando, che permette di fare delle operazioni su una curva ellittica. In questo caso stiamo usando la BLS 383, che è una curva pair friendly, quindi è una curva che è possibile fare altre operazioni, per cui si può anche fare twisted e pairing con un'altra istanza. Ciò significa che si possono sviluppare sistemi, modelli crittografici avveniristici nuovi come pair-based cryptography, zero knowledge proof e tante altre cose molto belle che sono uscite negli ultimi 5 anni. Questo è semplicemente un listato di Zenroom che prende un generatore della curva, lo moltiplica per 2, prende l'ordine della curva, che sono delle costanti, e prende dei punti e ci fa delle operazioni. In questo caso questa è una implementazione di zero knowledge proof iniziale basata su schema Elgamal, che è lo stesso schema che GPG usa. Questa è un po' più complessa. Se andiamo a vedere negli esempi, questo è un esempio proprio semplice che vi fa capire un po' il marshalling della cosa, no? Come funziona un po' il sistema per importare stringhe. Se volete importare una stringa, la funzione è str. Una volta che l'avete importata in Zenroom, la stringa diventa un octet. L'octet è praticamente un array, ottetto. È un 8 bit, un byte, è un array di bytes.
Lo dico perché Lotte è il first class citizen in Zerum, che è un concetto di programmazione molto importante, a mio parere, se si pianifica una VM bisogna capire qual è il minimo comune denominatore, cioè una tipologia di dato che verrà accettato da ogni funzione. Quindi è la base, è il first class citizen. Il first class citizen offre tre funzioni, metodi, quando viene istanziato. E uno è string, quindi restituisce la stessa stringa, l'altro è hex, restituisce il suo contenuto in esadecimale, che è la notazione più usata dai matematici in ambito crittografico, e poi la restituisce in base 64. Questa è una cosa che potete cambiare arbitrariamente, potete decidere voi, però fondamentalmente qui ho riencodato in hex Hello World, l'ho rimesso dentro e eseguendo questo script, quello che risulta è questo è il risultato. Quindi vedete, c'è cioè Hello World in hex in base a 64. E quindi questo diciamo è come si inizia a programmare. Poi ci sono esempi anche sempre un po' semplici come questo, che è una generazione di chiave, di una chiave. Fondamentalmente voi se volete fare diffie-hellman, che è la cosa più semplice che si può fare in questo momento con Zenroom, questo listato basta a generare una coppia di chiavi, una pubblica e una privata. Poi lui ve la restituisce come volete voi in un JSON e vedete voi che cosa farci. E potete creare tante di chiavi. Il random generator dentro ha parecchi accorgimenti, vi invito a guardarvelo, è molto portabile, lascia desiderare sul JavaScript, non lo raccomanderei mai in produzione, quello del JavaScript in questo momento, finché non cambiano idea quelli che stanno sviluppando WebAssembly. E vabbè, genera delle chiavi che io vi faccio vedere qui. Per esempio, questo eseguito genererà quel. Questo JSON qui. E questa è una chiave pubblica e privata. La curva in questo caso è la ED25519, che è quella di default sulle EDH, sul diffie-hellman che c'è adesso. È semplice in questo modo generare chiavi, ma è anche semplice generare chiavi per più persone. Per esempio, questo è uno scenario in cui ci si può imbattere in programmazione. Abbiamo una lista di recipients, una lista di persona a cui vogliamo mandare un messaggio crittografato, facciamo una iterazione attraverso quella lista. In questo caso ho usato una notazione idiomatica per Lua, ma potevo usare anche un po' più di eleganza con il Lisp, ma per farlo capire anche a chi è familiare di Lua, si crea una nuova chiave, un nuovo keygen lì. Ah, ho il laserino. C'è il laserino. Che figo. Quindi keygen, qua la genero, faccio una generazione di chiavi, e le chiavi sono dentro a KK, quindi io ho istanziato un oggetto, ci sono degli stati dentro a Zenroom, e questo è lo stato principale, sono gli oggetti ECDH e CP, che sono dei punti sulla curva, se vuoi andare più a fondo. Fondamentalmente qui io creo questa chiave, questa coppia di chiavi. La metto dentro, quella pubblica la metto dentro a keys, che è un nuovo array vuoto che dichiaro qui, quindi la metto dentro a keys con il nome della persona che sto facendo. Quindi genero una nuova chiave, qui faccio un check, proprio per vedere se è giusta, ma in realtà lo fa già internamente, poi creo il mio keyring e poi creo un JSON, questo è il comando semplice in Zenroom per creare un JSON, faccio un JSON encode e gli passo una table
Cioè la struttura dati dentro a Zenroom, in qualsiasi momento voi la potete sparare dentro a JSON Encode e ve la ancora in JSON. E qui metto dentro a Keyring la mia pubblica, la mia segreta e poi una lista di chiavi pubbliche generate o ottenute da fuori. E questo mi dà una struttura dati di questo tipo. Che è facilmente riconoscibile, fondamentalmente se ho un'applicazione ottengo la mia chiave e poi ho le chiavi delle recipe, queste sono quelle pubbliche, queste sono quelle private. Si nota subito, quella pubblica è più lunga, perché quella pubblica in realtà è un vero e proprio punto sulla curva ellittica. La chiave segreta può essere qualsiasi random, qualsiasi materiale random, quindi a quel punto lo dovete generare bene quel random. Un altro esempio che vi fa capire un po' lo scenario su cui lavoriamo, che potrei farvi vedere, è... Ah, vabbè, per continuare questo esempio qui, una volta che io ho quello, una volta che io ho quello, posso fare questo, perché fondamentalmente posso rilanciare Zenroom magari da un'altra parte. Comunque ottengo, se io quella roba lì gliela metto nelle keys e poi in data gli metto semplicemente un messaggio, il messaggio segreto, in questo caso ho importato la chiave segreta, faccio un loop dei recipients che ho qui, prendo il nome, prendo la chiave pubblica, apro una sessione di Fielman, quindi ho una chiave di sessione con la mia privata e la sua pubblica, e questa è la magia un po' di Fielman, è che io otterrò sempre lo stesso segreto, la stessa chiave di sessione, combinando la mia privata con la sua pubblica, oppure la sua privata con la mia pubblica, scambiandoci le chiavi, e questo è il principio di GPG. Io do la mia chiave pubblica a qualcuno affinché mi venga scritto. In realtà dentro, internamente, quello che succede è che chi invia encrypta con una chiave di sessione ottenuta usando la chiave pubblica. Cioè io prendo la tua chiave pubblica, la combino con la mia privata e ottengo la stessa chiave di sessione che tu, combinando la mia pubblica con la tua privata, puoi ottenere. Quindi è, diciamo, simmetrico. A quel punto, con questa chiave di sessione, io in questo caso uso una crittazione ASCBC che è weak, e infatti la funzione l'ho chiamata weak proprio per scoraggiarne l'uso in produzione. Comunque usa semplicemente, in questo caso non ci sono molti accorgimenti, quindi ci possono essere tantissimi attacchi crittografici facendo questa cosa così, e fondamentalmente cripta con questo segreto e tira fuori questo, molto banalmente. In questo caso devo fare crypto to multi, poi gli devo passare la chiave, cioè quella cosa lì che sta là sopra, proprio uguale, paro paro, e poi un messaggio qualsiasi, che in questo caso è andata. E lui ha fatto girare questo codice e mi ha restituito un array in cui c'è il nome della persona a cui ha mandato il messaggio e il messaggio crittato, crittografato. Un altro esempio che vi fa capire un po' più di potenzialità è questo qui. Questo è un esempio di implementazione sotto la quale stiamo per mettere delle cose un po' diverse, perché in realtà con le curve ellittiche si può fare anche la famigerata crittografia omomorfica, che significa che si possono incrementare dei contatori, cioè ovviamente non stiamo parlando di cercare nel database, eccetera, però si possono incrementare dei contatori o decrementare o moltiplicare senza saperne il valore, quindi cambiandone lo stato ma senza saperne il valore, che sono delle applicazioni molto utili se si vuole implementare per esempio una petizione online. Ed è una cosa che stiamo facendo con un progetto che si chiama Decidim, con cui la municipalità di Barcellona riesce a ottenere un po' il parere di chi abita nei quartieri,
chiedendo di partecipare a queste petizioni. Ad oggi la municipalità ha già emanato il 70% delle ordinanze sullo spazio pubblico, le ha basate su petizioni fatte su Desidim. E noi stiamo cercando di implementarlo bene, perché in realtà Desidim è una cosa scritta in Ruby, interessante, però è un database, quindi se gli rockeri è finito il giochetto. E in questo caso prendiamo, e qui vedete un'altra funzionalità di Zenroom, prendiamo uno schema. Cioè un'altra cosa che ha è incentiva a creare dei validators. E lo vedete anche sul sito web, fa un po' ridere, l'immagino, nella protesta, no? C'è Anonymous con questo troll che dice recognition before processing, full recognition before processing. Cioè prima di passare i dati o le chiavi o qualsiasi cosa al tuo programma, sii sicuro che quel dato è come te lo aspetti, quindi fagli una validazione a quel dato, cavolo. E in questo caso in Zenroom sto implementando vari tipi di schema, per ora vedete stringa, però questo si assicura che il JSON entrante, che ha una data di nascita, un postcode, un CAP e questi dati qua, che sono dati privati, personali, abbia comunque questa stringa qua, abbia questi nomi qui. Se non ce l'ha, tira l'errore, non continua a processare e vi dice anche qual è il posto dove mancava, cioè quale tipo di dato mancava. Quindi tutta questa magia la fa una funzione che si chiama readJSON. Se readJSON gli diamo un secondo argomento, è variadica, a questo punto lui fa la validazione. Poi qui legge le chiavi, crea una nuova diffie-hellman, una coppia di chiavi, si importa quella pubblica di Desidim, che è quella dell'autorità che ha firmato questo tipo di dati, apre una sessione e qui vedete l'uso di Lambda, cioè quindi di una map, che è molto familiare a chi ha studiato Scheme o Lisp, e mappa una funzione su tutti gli elementi di questo schema qui. Quindi mappa la funzione encrypt weak AES con la session key, la stringa del valore trovato dentro, la mette in base 64 e la sputa fuori in JSON. Questa cosa fondamentalmente porta a questo. Vediamo. Ecco qua. Quindi lì c'erano dei dati personali, sono stati criptati con la chiave pubblica. Forse un'ultima cosa interessante, poi sono curioso un po' di sapere cosa ne pensate, cosa dovrei fare, non fare. Però visto che ho fatto vedere un esempio di crittografia non sicura, vi farei vedere come si devono fare le cose. In realtà qui c'è un'implementazione per una device di IoT. Questa device è una device molto semplice. Praticamente prende il rumore, è un progetto sempre a Barcellona, lavoriamo parecchio con la città di Barcellona e di Amsterdam, in cui ci sono i sensori che volontariamente le persone possono mettere fuori la finestra per misurare l'inquinamento acustico. Fondamentalmente sono dati personali, perché uno intercettando il tuo maker Raspberry che hai messo fuori la finestra potrebbe capire anche chi sta in casa, può sentire varie cose. Quindi vogliamo che questi dati arrivino solo al dashboard, solo a quelli che comunque processano questo tipo di dati, anche se sono dati con un certo tipo di frequenza. E quindi come facciamo? Prima facciamo una validazione completa di tutto quello che entra, una cosa è anche quello che esce, quindi ci sono il key schema, poi c'è il payload e poi c'è l'output. A questo punto noi creiamo una ECDH, anche lì una diffie-hellman, per ora vi sto facendo vedere solo quello,
con la chiave della comunità, che è conosciuta, diciamo la comunità è la community, quella che chiamiamo community, sono gli aggregatori, quelli che fanno effettivamente prendono i dati e ti visualizzano dashboard. Deriva una sessione con la propria chiave privata, quella della boxettina. Crea un payload in cui mette il suo ID e poi i dati. I dati sono il chiamante di Zen Room, è il programma che ha preso i dati ambientali del sensore. Quindi mette dentro i dati, gli dà il suo device ID e poi prepara un output che è la chiave pubblica della device, in modo che la sessione possa essere trovata, il community ID e poi il payload che è questo criptato. Quindi i device ID e i dati sono criptati dentro a un elemento JSON payload, dentro al quale c'è un altro JSON, una volta che abbiamo decrittati, e il tutto è semplice da scrivere, cioè queste sono poche righe, sono 58 righe di codice. E una delle cose, una delle ambizioni che abbiamo nello scrivere questo tipo di codice è proprio quella di rendere verificabile quello che stiamo facendo con i dati. Cioè un obiettivo è quello di aiutare con un minimo di conoscenza anche un avvocato, per esempio, ad analizzare quello che sta succedendo, o a un data officer, un data protection officer, analizzare quello che sta succedendo effettivamente con i dati, quindi minimizzarlo, renderlo un linguaggio e renderlo portabile. E in questa esperienza sull'IoT è stata particolarmente bella perché diciamo che nel aggiornare il software sulla device bastava rimpiazzare uno script, quindi non abbiamo mai dovuto ricompilare tutto, bastava dare uno script diverso. E questo è quanto. Sono contento se venite alle 9:30 con una birretta, ci facciamo magari un giro su sta cosa e se avete idee anche di come usarla, sono contento di sentire, di capire. È ancora in sviluppo, non è ancora un 1.0, è un alfa e la 0.7 uscirà fuori penso questo mese, perché siamo quasi fatti. Nella 0.7 troverete le curve ellittiche, i punti delle curve ellittiche che sono quelle operazioni che vi ho fatto vedere prima, che sono che permettono di fare molto di più della Diffie-Hellman, perché in questo caso c'è uno zero knowledge proof implementato, che sono gli schemi di cui possiamo parlare, sugli usi sono molto interessanti, sia in ambito IoT, sicurezza, eccetera, eccetera. Grazie mille a tutta la pazienza che avete portato, al supporto e per il fantastico camp che è appena cominciato, veramente me lo sto godendo.